Bergamasco di Scanzo Rosciate, Mattia Caldara è uno dei figli della cantera dell'Atalanta, dove è arrivato nel 2004 all'età di 10 anni. Ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile nerazzurro prima di approdare in prima squadra e il 18 maggio 2014 a Catania fare il suo esordio in Serie A. Dopo l'esperienza maturata a Trapani prima, 20 presenze e 2 gol, e Cesena poi, 27 presenze e 3 gol, il ritorno all'Atalanta nella stagione 2016-2017, la prima in nerazzurro di Giampiero Gasperini. E Mattia Caldara fa parte di quel gruppo di giovani del Vivaio lanciati in prima squadra proprio dal tecnico di Grugliasco, in occasione dell'ormai ben noto match casalingo contro il Napoli allo stadio di Bergamo il 2 ottobre 2016. Ma a me la partita è cominciata venerdì, quando ho capito di... mi ha parlato il mister e ho capito di poter giocare. Comunque l'esordio in Serie A qui a casa mia è sempre stato sognato, l'ho sempre sognato. E devo ringraziare anche i miei compagni che mi hanno aiutato, mi hanno parlato prima della partita di rimanere tranquillo, che sapevo so giocare a calcio e di essere tranquillo, e poi veniva da sé. Forse ancora non ho percepito quello che abbiamo fatto, perché oggi è stata davvero una partita sofferta, però allo stesso tempo bellissima, perché quando ti arrivano queste gioie dopo tanto che l'aspetti, credo che sarà una delle cose più belle. Come ben sappiamo, quella partita segna la svolta di quella stagione dell'Atalanta, ma non soltanto di quella. Mattia diventa punto fermo della squadra nerazzurra, tanto da giocare 31 partite, 30 in Serie A, una in Coppa Italia, e realizzare 7 gol. Il primo a Pescara in trasferta, un gol pesantissimo da 3 punti. Mattia realizza, ancora in trasferta, anche la sua prima doppietta in Serie A. Al San Paolo di Napoli regala un'altra vittoria importante all'Atalanta, che viaggia nelle zone più alte della classifica. Ed i tifosi gli preparano una sorpresa. La strada dove abita a Scanzo Rosciate cambia nome, diventando via Mattia Caldara, eroe di Napoli. Alla fine della stagione 2016-2017 l'Atalanta conquista il diritto a giocare in Europa League. Dopo 27 anni i nerazzurri ritornano ad essere protagonisti in una competizione internazionale. La festa di fine stagione è un concentrato di gioia, entusiasmo e consapevolezza di aver raggiunto un qualcosa di storico. Tante volte quando senti tanta responsabilità addirittura è peggio, quindi ero consapevole dell'importanza della stagione, di quello che stavamo facendo, però io avevo la mente libera, perché vedevo che comunque le cose andavano bene, non c'era bisogno di aumentare le pressioni, perché sapevamo che giocando, anche divertendoci tante volte, potevamo fare bene, e così è stato, e quindi è ancora meglio. Il 14 settembre 2017 Mattia fa il suo esordio nelle coppe europee. Contro l'Everton l'Atalanta vince 3-0. La sua prima conferenza stampa europea è invece datata 28 settembre, in occasione di Lione-Atalanta. Ma sicuramente fa piacere rappresentare Bergamo in Europa soprattutto. L'anno scorso i nostri tifosi ci hanno fatto capire quanto desideravano ritornare in Europa dopo tanto tempo. Io, essendo bergamasco, sento questa cosa ancora più mia, e più, quindi ho anche un'altra magari visione rispetto ad altri miei compagni che magari non sono di Bergamo, perché so fin da piccolo cosa vuol dire l'Atalanta per i bergamaschi. In Europa League colleziona 8 presenze su 8 partite disputate dall'Atalanta nella manifestazione. Alla fine di quella stagione Mattia saluta l'Atalanta, destinazione Juventus, che lo aveva acquistato nella sessione invernale del calciomercato a gennaio 2017, lasciandolo però in nerazzurro a maturare esperienza. Il saluto a Bergamo e ai tifosi atalantini al termine dell'ultima partita casalinga disputata il 13 maggio. Contro il Milan finisce 1-1 e l'Atalanta ha la certezza del 7° posto in classifica e quindi di poter competere in Europa League anche nella stagione successiva. Un saluto carico d'emozione. Sì, alla fine sì, mi è scesa qualche lacrima. Io, essendo di Bergamo e essendo cresciuto nel settore giovanile, so cosa vuol dire l'Atalanta per i bergamaschi e sono proprio orgoglioso di aver fatto parte di questa famiglia per tanti anni, e quindi diciamo che le lacrime sono anche per quello, perché so quanto è importante per l'Atalanta, per i bergamaschi l'Atalanta, e dovrò ringraziarli sempre, perché mi ha dato davvero tanto, anzi quasi tutto, perché senza l'Atalanta non sarei qui,
e adesso continuerò il mio percorso, spero di essere all'altezza l'anno prossimo e augurerò sempre meglio all'Atalanta. E siamo ai giorni nostri. Dopo un anno e mezzo lontano da Bergamo, Mattia ritorna all'Atalanta. Forse sono più emozionato oggi. Fin da stamattina quando sono entrato qui al cancello e ho poi salutato tutte le persone che comunque io conoscevo e ho passato tanti anni con loro, è stato bellissimo incontrarle e quindi sono emozionato molto e sono felice di essere qui. Cosa significa per te ritornare all'Atalanta? Ma ritornare all'Atalanta in questo momento per me deve essere un punto di partenza, perché è un anno e mezzo che non gioco e so che sarà molto difficile giocare qui, ma sono venuto qua molto, con molta umiltà, so che dovrò fare molti allenamenti per mettermi a passo con gli altri perché so il metodo del mister e quindi non vedo l'ora di cominciare e spero di dare il mio contributo il prima possibile. In campo in Coppa Italia, poi in campionato. E il 19 febbraio scorso l'esordio di Mattia in UEFA Champions League. Al Meazza contro il Valencia, poi al Mestalla 90 minuti nel return match. E la gioia di aver contribuito a conquistare i quarti di finale, un traguardo storico, con una dedica speciale e particolare a Bergamo e ai bergamaschi, la sua città e la sua gente che soffrono per un virus maledetto.